Dunque, in questa prima sezione del corso stiamo affrontando le basi della teoria del counseling, cioè i principi fondamentali del counseling, come base della teoria umanistica. Il termine counseling viene tradotto in italiano in maniera piuttosto imprecisa come consulenza. Nel dizionario inglese, invece, viene riportato come dare consigli. Ciò che il counseling non è assolutamente, perché un counselor non consiglia, non agisce invece per conto del cliente, non dà soluzioni, ma ha come principale finalità quella di restituire alla persona che chiede aiuto autonomia, un maggior senso di dignità e di autostima. È importante ricordare che uno dei temi centrali della pratica di counseling si basa sulla intuizione di Carl Rogers, psicologo statunitense, nato nel secolo scorso, fondatore della terapia non direttiva, secondo cui la persona in difficoltà viene aiutata a comprendere la soluzione e a gestire il problema, centrandosi sulle proprie risorse interiori, emozionali, cognitive, eccetera. In questo modo la persona che chiede aiuto trova da sola la soluzione e si assume la responsabilità delle sue scelte. Uno dei fattori determinanti dell'incontro tra chi aiuta, un counselor o anche un altro professionista che utilizza il counseling, psicologo, o un insegnante o anche un altro operatore sanitario. Uno dei fattori determinanti, dicevo, dell'incontro tra chi utilizza il counseling e la persona che chiede aiuto è sicuramente la qualità della relazione che si instaura tra queste due persone, qualità che dipende dal livello di contatto psicologico e dagli scambi che si realizzano a livello comunicativo. La relazione deve essere intesa come l'incontro tra due persone che hanno due diverse esperienze di vita, piuttosto che l'incontro tra la problematica del cliente o la persona che chiede aiuto e le tecniche del counselor o di chi aiuta. Quando la relazione funziona è perché chi aiuta, chi utilizza il counseling, dà piena importanza alla relazione umana e la integra con il bagaglio di conoscenze e di tecniche di cui è in possesso. Allora si ottengono migliori risultati. Questa relazione nel counseling si sviluppa con un colloquio non direttivo, cioè chi aiuta non dirige il colloquio, in quanto il presupposto è che ogni organismo possieda in sé la capacità di autodeterminazione che la realizzi attraverso la tendenza attualizzante, elemento centrale nello sviluppo del potenziale umano, cioè ogni essere umano ha una tendenza a svilupparsi, a realizzarsi, a stare bene, innata, secondo Rogers. Per cui basta agevolare, facilitare questa tendenza, secondo Carl Rogers, attraverso un colloquio non direttivo, valorizzando la persona in crisi. Il counseling mostra i suoi limiti nei confronti delle persone con problemi psicopatologici, che hanno dei disturbi veri e propri, individui destrutturati, psicotici, antisociali, borderline, con gravi depressioni o che hanno magari dei disturbi d'ansia molto accentuati, attacchi di panico, eccetera. Persone che necessitano di un trattamento proprio ricostruttivo della personalità, quindi di altro tipo di aiuto, di psicoterapia vera e propria, se non proprio psicofarmacologica, quindi l'aiuto di uno psicoterapeuta o proprio di uno psichiatra.
È possibile, in sintesi, affermare che mentre la psicoterapia opera nell'ambito della patologia e del disagio profondo, il counseling opera nel campo della salutogenesi, cioè del migliorare la salute, il benessere e del disagio superficiale, lieve. Quali sono le differenze sostanziali tra il counseling e la psicoterapia? Soprattutto negli obiettivi, mentre il counseling ha come obiettivo quello di stimolare le risorse per potenziare il benessere della persona che magari si trova in una situazione momentanea di disagio, di crisi, la psicoterapia invece ha come obiettivo la cura. È proprio il trattamento dei disturbi psichici e quindi un cambiamento della struttura della personalità. Come si attua tutto questo? Tutto questo nel counseling. Questa facilitazione della tendenza attualizzante verso la salutogenesi, come abbiamo detto prima, viene attuata attraverso delle tecniche di colloquio che vanno ad esprimere accettazione positiva incondizionata. E questo avviene soprattutto attraverso un tipo di ascolto che viene definito ascolto partecipativo, che poi vedremo.